Ora e si registrerà la conferenza. seguo a livello di marketing e di comunicazione il progetto Officina Liberty e CSMT. Per chi non conoscesse CSMT, giusto due parole, siamo il Polo Tecnologico di Brescia e un centro di trasferimento tecnologico. E dal 2019 abbiamo avviato questa nuova business unit, questa nuova sede a Gardone Valtrompia. Qui vedete gli spazi su mandato, diciamo, della municipalità di Gardone, che aveva l'obiettivo di creare un luogo dedicato all'innovazione e alla diffusione della cultura, appunto, legata al miglioramento e all'innovazione per tutto il territorio. Quindi è partita questo bel progetto a fine 2019 con l'obiettivo di unire in una sede competenze per far sì che si sviluppassero progetti, idee, quindi sperimentare, imparare e crescere attraverso nuovi progetti di innovazione, nuovi eventi in uno spazio di co-working insieme alle aziende del territorio, ma non solo. Per fare questo, CSMT, forte comunque delle collaborazioni già attive sul territorio bresciano, ha avviato Officina Liberty con l'aiuto dell'Associazione Industriale Bresciana, con l'Università, con l'Associazione Artigiani, la Camera di Commercio e il Consorzio Conarmi e ovviamente il Comune di Gardone. L'obiettivo è, creare un luogo dove si faccia cultura su queste tematiche, quindi tutte le nostre attività, dai progetti agli eventi alla formazione, hanno questi quattro macro temi che appunto cerchiamo di veicolare e di portare alle aziende. Ovviamente la nostra missione è fare innovazione, fare cultura in base ai fabbisogni che hanno le aziende, quindi partiamo da livelli magari anche inferiori fino ad arrivare poi all'intelligenza artificiale, industrial IoT, che sono un po' i temi, diciamo, più innovativi. Lo facciamo appunto nel 2020, l'abbiamo fatto principalmente con eventi di questo tipo, quindi webinar. Abbiamo già avviato spazi di co-working, quindi i partner che hanno seguito inizialmente questo progetto hanno una scrivania all'interno della sede e poi l'idea appunto è, attraverso gli eventi, attraverso la formazione, creare progetti di ricerca con le aziende del territorio. Questi sono i partner che ci hanno seguito fin dall'inizio e man mano stanno aumentando. Sono aziende del territorio, ma non solo, come ad esempio uno dei partner promotori di questo webinar, quindi GNT Economy, e con questi si va a costruire un po' tutto appunto il motore della nostra officina. Direi che non tolgo altro tempo ai relatori, se avete appunto bisogno di informazioni sono a vostra disposizione. Buonasera a tutti. Ok, grazie, grazie Alicia, tutto molto chiaro, andiamo dritti verso i contenuti di questo webinar. Come dicevamo, come accennava Alicia, questo webinar quindi sarà tenuto da due dei nostri partner, GNT Economy e GP Progetti. Quindi come si svolgerà questa oretta che passeremo insieme di confronto e spero di crescita? La prima parte sarà gestita da GNT Economy, che ci parlerà di come con degli esempi pratici delle applicazioni di image processing per la classificazione dei difetti di produzione. Dopodiché ci sarà l'intervento di GP Progetti con Matteo Ghizzardi. Prima dell'intervento di GP Progetti farà un breve intervento di pochi minuti, un paio di slide sulle attività di CSMT che fanno, diciamo, da link tra le due attività di GNT Economy e GP Progetti, e a concludere ci sarà un intervento di Alberto Bonetti, responsabile del project funding di CSMT, che ci darà un overview sugli strumenti finanziari che ci sono in questo momento per poter realizzare progetti simili a quelli che vedremo oggi, quindi anche una sostenibilità finanziaria, un aiuto che viene dall'esterno per poter realizzare questo tipo di progetti che sicuramente fa sempre piacere. Lascio quindi la parola a GNT Economy. Ci sono relato tre relatori, non so in realtà chi inizierà a parlare, quindi genericamente vi lascio la parola. Penso vi abbiano già dato il ruolo di relatore, potete condividere lo schermo. Perfetto, a voi. Non sento, vedo il mouse che si muove, ma non sento.
Ne vedo il webcam, quindi non so se avete. Buongiorno a tutti, Eccoci. sono Gualtiero Biella. Sospettiamo che la presentazione segua la mia presentazione. Quindi sono Gualtiero Biella, sono Managing Director di Genet Economy. Sono qui oggi con due ospiti, un collega e un gradito ospite, che è il dottor Andrea Casadio di IRCE. Presenteremo, grazie al collega e soprattutto grazie ad Andrea, l'esperienza che abbiamo avuto presso la società IRCE, in cui abbiamo implementato una soluzione che è GN Quality Assurance. Allora, prima di passare la parola all'ospite, due veloci slide su chi siamo, cosa facciamo. Allora, brevemente, siamo una società di consulenza che opera. Consulenza e di implementazione di soluzioni tecnologiche opera dal 1995. La missione è quella di offrire delle soluzioni di carattere tipo enterprise per supportare le aziende che operano in diversi settori e questo con una particolare ottica alla innovazione. Motto è quello che siamo innovativi per tradizione e facciamo innovazione da quando siamo nati. Operiamo in due sedi, operiamo a Milano e a Bergamo. In queste due sedi è rappresentata quella che è l'anima multidisciplinare o l'approccio multidisciplinare che portiamo ai nostri progetti, quindi è un approccio più consulenziale che fa capo al Polo di Milano, è un approccio più analitico, tecnologico, informatico, che fa capo alla sede di Bergamo, al Polo Tecnologico di Bergamo. Nostro organico è di circa 75 persone, ci avvaliamo di diversi consulenti, quindi circa 15 consulenti, abbiamo una partnership consolidata con due player rilevanti nel settore della tecnologia che sono player tedesco, Software AG, un player oltreoceano che è Oracle. Operiamo su diversi mercati, operiamo quindi in mercati dal manufacturing chimico, food and beverage, retail, utilities ed altro. Nell'arco di questi 25 anni abbiamo proseguito quello che è stata la richiesta dei nostri clienti, cioè il cliente ha un po' guidato quello che è stata la risposta che noi abbiamo dato loro e abbiamo quindi sviluppato competenze e soluzioni che sono illustrate nella slide, quindi competenze e soluzioni che vanno dalla core per supportare i processi aziendali, quindi ERP, CRM, supply chain o soluzioni di performance management prevalentemente basate su tecnologia di uno dei nostri partner, che è Oracle, soluzioni di IoT, quindi diciamo da soluzioni più tradizionali, soprattutto nell'ultimo periodo, questo approccio innovativo ci ha portato ad affrontare tematiche inerenti a quelli che sono i paradigmi delle soluzioni tecnologiche dirompenti, come vengono chiamate, quindi a sviluppare soluzioni o progetti concreti nell'ambito dell'Internet of Things, basate su una piattaforma, che è la piattaforma Software AG. Ci siamo occupati, con l'avvento del cloud, ci stiamo occupando sempre di più di hybrid integration, quindi di integrare soluzioni presenti on-premise con soluzioni presenti sul cloud, per dare una risposta a diverse problematiche di unicità del prodotto e di tracciabilità. Abbiamo sviluppato delle soluzioni blockchain, recentemente presentate in un altro webinar proprio qui con CSMT. Tutto questo spirito, diciamo, innovativo, forzato dai nostri clienti, ci ha anche portato a sviluppare competenze nell'ambito del machine learning. Questo spirito innovativo che c'è da un lato viene riconosciuto da nostri partner internazionali, quindi che ci ha portato a acquisire diversi riconoscimenti. Qui sono riportati alcuni dei riconoscimenti più recenti che ci hanno visto nominare partner innovativo dell'anno, marzo del 2019, da parte di Oracle e che ci ha permesso di ottenere queste altre award o premiazioni. Premiazioni quindi che in qualche modo riconoscono il lavoro che facciamo e che mettiamo a disposizione dei nostri clienti. Spirito innovativo che tra l'altro viene continuamente messo alla prova da clienti, quali appunto IRCE, che ci mettono a disposizione, ci provocano, come voglio dire io spesso, mettendosi alla prova con delle problematiche, delle tematiche, delle
sfide che si trovano a dover affrontare per migliorare i loro processi. Noi siamo ben felici di accettare queste sfide e di portare loro delle possibili soluzioni. Ed è proprio grazie a una di queste situazioni in cui Andrea ci ha proprio chiamato in campo e ci ha chiesto di supportarlo con una soluzione che abbiamo sviluppato con IRCE. Fa molto piacere quindi a questo punto introdurre il dottor Andrea Casadio, che avrà modo di illustrare cosa abbiamo fatto presso la loro realtà. Grazie per la pazienza e passo la parola ad Andrea. Mi sentite? Sì? Sì, se è possibile le chiederei anche di attivare la webcam, così i nostri. No, purtroppo la webcam, avevo capito che non serviva, chiedo scusa. Ok, non è un problema. Va bene, allora, io sono Andrea Casadio, responsabile IT del gruppo IRCE. Ringrazio Gualtiero e GN di darmi l'opportunità di presentare l'azienda e il progetto che abbiamo realizzato con la collaborazione di GN. Brevemente do due informazioni sull'azienda, anche se non sono fondamentali per capire il progetto. Comunque, IRCE è una multinazionale quotata in borsa dal 2001 nel segmento STAR. Siamo specializzati in fili isolati per avvolgimenti e in cavi energia, ma il vero core business rimane il fili per avvolgimenti. Per contestualizzare che cosa vuol dire fili per avvolgimenti, sono fili di rame in alluminio isolati che vengono avvolti per fare motori elettrici o trasformatori. Quindi tutto ciò che degenera campo magnetico viene sempre fatto con questi fili isolati. L'isolamento, giusto per darvi qualche informazione, può essere fatto con dei poliuretani, con del glass, con del Kepton, comunque con dei materiali che comunque riescono a isolare il filo sotto determinate condizioni come bagni olio o magari situazioni estreme come può essere un grande trasformatore. Fondata nel 1947 a Imola, ha chiuso il 2019 con 311 milioni di euro di fatturato. Attualmente siamo circa 710 dipendenti. Il nostro business è concentrato principalmente in Europa, infatti la produzione, tranne due casi, tre casi adesso della verità, è focalizzata in Europa. Siamo da poco, in realtà sono già passati 8 anni, il primo produttore del Sud America in Brasile, a Joinville, e a breve apriremo una nuova società, in realtà la società è già aperta, a breve inizieremo a produrre in Cina. Sempre per darvi i numeri, comunque sono già scritti 4 stabilimenti produttivi in Italia, 5 all'estero e 6 depositi commerciali di distribuzione. Il business, come dicevo prima, le aree di business sono fondamentalmente due: l'80% sono i conduttori, il 10%, ah, qui c'è un errore perché era 20%, scusate. Il 20% invece sono cavi energia, anche qui per dirvi la differenza, un cavo sposta energia da un punto A e B, un filo per avvolgimento, se è per fare quindi un campo magnetico, quindi un motore elettrico. Chi sono i nostri clienti? Fondamentalmente i nostri settori di vendita sono i white goods, quindi frigoriferi, lavastoviglie o lavatrici, mondo automotive, e qui dal micro al macro, quindi dall'elettromeccanico all'elettronico, quindi qui per intenderci al macro del trasformatore fino all'infinitamente piccolo dell'elettronico. Adesso, giusto per contestualizzare cosa abbiamo fatto con GN, vi do un'idea di qual era il problema. Quindi lo scenario era, dovevamo cercare di controllare la linea di produzione di un prodotto che è una pettina smaltata per avvolgimenti. Cliente automotive, quindi molto esigenti, audit in VDA, quindi bisogna essere omologati. La pettina è particolare come prodotto perché è rettangolare, di solito i fili per fare i motori elettrici sono tondi. Essendo rettangolare, l'isolamento è più difficile da applicare e far sì che durante lo stress dell'avvolgimento rimanga attaccato alla superficie del filo. È una produzione a ciclo continuo, quindi necessita di forni per scaldare la vernice, non ci si può mai fermare perché il forno quando si ferma perde di temperatura. Il prodotto, nonostante che sia un mercato di nicchia, è in una fase di maturità, quindi vince chi fa volumi e chi fa meno scarto, perché comunque il prezzo lo fa il mercato, quindi comunque i nostri competitor sono in grado di produrre lo stesso prodotto. E quindi per riuscire a sopravvivere è necessario ridurre al massimo lo scarto e fare efficienza.
E qui infatti sì, si vede che lo scarto è strettamente collegato al tempo che intercorre fra il difetto che si presenta sul prodotto e la rilevazione del difetto. Sottolineo che la produzione a ciclo continuo, quando si cercano difetti, è veramente complicato il processo, nel senso che non, se non si è puntuali nel cercare il difetto e essere sicuri il punto in cui si è verificato, si rischia di perdere più tempo nel ricercare dove e che cosa è accaduto, e il più delle volte si fa prima a buttare via tutto. Siamo andati avanti sulla diapositiva. Ok, quindi questo bene o male riassume quello che ho detto prima. Se un difetto viene rilevato non viene rilevato durante la produzione, siamo obbligati a fare scarto completo, quindi abbiamo scarto e perdita di tempo. Se non ci accorgiamo del difetto e consegniamo il materiale al cliente che fa motori elettrici, non solo abbiamo scarto e perdiamo del tempo, ma abbiamo un danno verso il cliente a cui dobbiamo fare un risarcimento e riperdiamo il tempo anche per riprodurre il tutto. Sempre per darvi un'idea del contesto di cosa stiamo parlando quando parlo di difetto, stiamo parlando di una dimensione di analisi che è sotto al micron. Quindi è impossibile vedere ad occhio nudo il difetto ed è molto facile avere dei falsi positivi, perché anche semplicemente un piccolo granello, un piccolo peletto può risultare un difetto. I difetti che si possono verificare sono di due grandi tipologie: una falla, quindi il filo non è isolato. Ecco, forse non ho detto una cosa: se il filo non è isolato e viene avvolto, fa un cortocircuito il motore elettrico, quindi va completamente buttata via la produzione. Quindi ci possono essere su una superficie rettangolare una falla, quindi mancanza di isolamento, o un grumo che durante la piegatura del processo di avvolgimento nel motore elettrico si rompe e crea una falla. Non entro troppo nei dettagli perché immagino che non servono, però era giusto per spiegarmelo e contestualizzare di cosa stavamo parlando. Quindi, quali erano le esigenze di ERCE? Dovevamo, per essere efficienti e competitivi sul mercato, garantire al cliente un controllo della qualità al 100%, quindi dare il materiale in free pass. Per non scartare e essere efficienti, dovevamo ridurre al minimo il tempo di rilevazione e notifica del difetto. Non dovevamo perdere troppo tempo a analizzare dati che non davano valore aggiunto, quindi falsi positivi. Bisognava ottimizzare che l'intervento accadesse solo ed esclusivamente quando si era sicuri di avere un difetto. E l'ultimo punto, essere sicuri di qual è il punto del difetto. Essendo ciclo continuo e essendo avvolto il filo, se non sai più o meno dove è successo il difetto, su quale rocchetto è successo il difetto, sei costretto a scartare tutto, perché è impossibile svolgerlo e poi riavvolgerlo. Quindi la soluzione di IRCE qual è stata? Dotarsi a livello tecnologico e hardware di un dispositivo all'avanguardia di rilevazione di difetti ottico in linea, e allo stesso tempo mettere dall'altra parte un'intelligenza, un qualcosa che fosse in grado di interpretare gli eventi generati da questo dispositivo, che di fatto non fa nient'altro che scattare n foto ogni volta che vede un difetto. Una linea di produzione per questo articolo più o meno viaggia sui 35-36 metri minuto, per darvi anche un'idea della velocità e di quanto veloce deve essere il dispositivo hardware a rilevare il difetto. E quindi abbiamo pensato, da un lato, di adottarsi questi te dispositivi tecnologici e dall'altro di chiedere supporto all'AGN, di trovare una soluzione affinché non dovevamo trovarci milioni di foto da guardare uno a uno a fine ordine di produzione. Andiamo avanti. Ah, qui non tocca più a me. Devo passare la parola a Mattia, credo. Buongiorno a Mattia? tutti, mi sentite? Sì, la sentiamo. Le chiedo se lei può avviare la webcam. Purtroppo no, nemmeno io, scusate. Va bene. Buongiorno a tutti, anche da parte mia. Io sono Mattia Ravasio e lavoro come consulente presso Gen Economy in ambito Artificial Intelligence e Machine Learning. E vi parlerò dei dettagli tecnici ed implementativi della soluzione GN Quality Assurance che GN Economy ha sviluppato appunto presso il cliente IRCE. GN Quality Assurance ha come obiettivo quello di garantire un sistema automatizzato per un monitoraggio continuo ed affidabile del processo di produzione.
Si tratta di un sistema di intelligenza artificiale che è in grado di analizzare e classificare automaticamente le immagini che ricevi in input come difetti o non difetti. Per fare questo, sono stati necessari due step principali. Abbiamo una prima fase di pre-processing delle immagini utilizzando tecniche di machine vision e computer vision. E una seconda fase che prevede invece lo sviluppo e l'addestramento di una rete neurale che è poi responsabile dell'effettivo e definitivo processo di classificazione. Come detto, il primo step consiste in un'analisi preliminare dell'immagine volta ad estrarre da essa la parte realmente significativa per, la successiva classificazione. Infatti, come si può vedere dalla slide, l'immagine sulla sinistra rappresenta un tipico esempio di immagine che l'algoritmo riceve in input. E si può facilmente notare come tale immagine contenga in realtà molte parti che, non risultano determinanti al fine di stabilire se si tratta di un difetto oppure no, come ad esempio le bande nere sopra e sotto il filo, ma la stessa sezione di filo non è interamente necessaria. Per questo motivo, come detto, l'obiettivo in questa fase consiste nell'estrarre dall'immagine originaria soltanto quella parte che contiene effettivamente l'area anomala. E per fare questo si comincia andando ad individuare gli estremi superiore ed inferiore del filo, così da poterlo estrarre. Dopodiché, mediante tecniche di denoising e thresholding, si procede ad eliminare dell'eventuale rumore non necessario. E infine, attraverso il calcolo del bounding box, si individua e si ritaglia dal filo soltanto l'area anomala. A questo punto, sulla base dell'informe estratto finora, è già possibile operare una prima classificazione, dal momento che un criterio oggettivo per determinare la presenza o meno di un difetto è rappresentato dalla dimensione. Ovvero, se le dimensioni dell'area anomala non superano una soglia minima, allora possiamo già essere sicuri di essere in presenza di un non difetto. Come si vede dalla slide, il primo esempio in alto mostra il caso di un'anomalia molto piccola e quindi non tale da essere considerata come difettosa. E di conseguenza, per questa immagine, il processo di classificazione si ferma già qui e l'immagine viene appunto già catalogata come non difetto. Viceversa, la seconda immagine mostra un'anomalia dalle dimensioni decisamente maggiori, ma soprattutto dalle dimensioni superiori alla soglia minima, che quindi necessita di un maggiore approfondimento e un processo di classificazione che sia più accurato. Per questo motivo estraiamo, come detto in precedenza, dall'immagine originaria soltanto l'area difettosa e quindi procediamo con la seconda fase del processo. Tutte le immagini che superano la prima fase, e quindi come detto tutte quelle immagini per cui l'area anomala supera la soglia minima in termini di dimensioni, vengono date in input ad una rete neurale che si occupa poi dell'effettiva e definitiva classificazione dell'immagine. Una rete neurale è un modello matematico che, come dice il nome, si propone di simulare il funzionamento del cervello umano. Come ogni altro algoritmo di machine learning, anche una rete neurale non è esplicitamente programmata, ma viene progettata in modo tale che possa imparare direttamente dai dati, esattamente come fa il cervello umano imparando con l'esperienza. Per questo motivo, una rete neurale deve essere addestrata a capire, nel nostro caso, che cosa differenzia un difetto da un non difetto, in modo tale che possa poi procedere autonomamente a classificare nuove immagini. Per questo motivo abbiamo diviso il dataset di immagini che avevamo a disposizione inizialmente, tutte già opportunamente classificate, in tre dataset, un dataset di training, uno di validation e infine un dataset di test. E come si è soliti fare in questi casi, quando si tratta questo tipo di problemi, abbiamo utilizzato il dataset di training per addestrare il modello, quindi per addestrare la rete neurale, il dataset di validation per effettuare una prima verifica delle prestazioni del modello, ma soprattutto per poter effettuare eventualmente il tuning degli iperparametri,
E soltanto infine, una volta ottenuto, diciamo, il modello migliore ottimizzato, abbiamo utilizzato il dataset di test per una verifica finale dei risultati. Possiamo quindi vedere rapidamente, appunto in termini di risultati, quello che abbiamo ottenuto. Questa slide, mostra i risultati del primo step del processo, quindi la prima classificazione, che è basata sull'unico criterio oggettivo dato dalla dimensione. E se analizziamo per colonne la matrice di confusione, possiamo vedere come dalle immagini di partenza abbiamo 608 immagini che non superano la soglia minima di dimensioni e quindi vengono correttamente classificate come non difettose. D'altra parte, invece, abbiamo 338 immagini che superano le dimensioni minime, anche se di queste in realtà soltanto 206 sono poi dei veri difetti, mentre le restanti 132 sono dei non difetti. E quindi, vista così, potrebbe sembrare ancora ampio il margine d'errore, ma in realtà bisogna ricordare come questo primo step rappresenta soltanto una classificazione definitiva per quelle immagini che contengono anomalie piccole, e quindi per le 608 immagini che già ora vengono classificate come dei non difetti. Per questo motivo, a questo livello di processo non abbiamo guardato tanto l'accuratezza del metodo, quanto più un altro parametro che è la recall. Infatti, il dato più importante a questo livello è proprio quello di avere una recall molto alta, se non addirittura del 100%. E questo significa che a questo stadio del processo non classifichiamo mai in maniera definitiva come non difettosa un'immagine che invece contiene un difetto. Viceversa, per le restanti 338 immagini che superano le soglie minime di dimensioni, questa risulta essere soltanto una classificazione parziale, dal momento che la classificazione definitiva sarà poi operata solo e soltanto dalla rete neurale. Qui possiamo vedere invece i risultati relativi appunto al training e all'addestramento della rete neurale. E soprattutto possiamo notare come abbiamo ottenuto delle ottime prestazioni in termini di accuratezza e soprattutto possiamo notare come abbiamo ottenuto dei risultati del tutto analoghi tra i tre diversi dataset, il dataset di training utilizzato per l'addestramento e gli altri due di validation e test per testare il modello. Questo significa che non è presente overfitting e quindi significa che il modello ha correttamente appreso dalla fase di training come classificare i difetti e i non difetti ed è stato quindi in grado di generalizzare automaticamente quanto appreso su nuove immagini. Un'ultima validazione, non necessaria ma spesso utilizzata in questo campo, consiste nell'implementazione del GradCAM, che è il Gradient Weighted Class Activation Mapping. Si tratta di una tecnica che viene molto spesso utilizzata nell'ambito di reti neurali convoluzionali e quindi nell'ambito di analisi e classificazione di immagini. Questo perché questa tecnica offre la possibilità di ottenere, diciamo tra virgolette, una spiegazione visiva di quello che la rete vede e soprattutto permette di farsi un'idea di quali aree dell'immagine la rete utilizza per poter poi effettuare il processo di classificazione. E come si può vedere dalle due immagini mostrate nella slide, vediamo come i punti su cui la rete neurale si focalizza per poter decidere se si tratta di un difetto oppure un non difetto sono effettivamente quelli corretti. Con questo io ho concluso la parte legata ai dettagli implementativi della soluzione GN Quality Assurance, quindi ridarei la parola al dottor Andrea Casadio, che vi può illustrare i benefici e come questa soluzione ha cambiato e migliorato il loro metodo di lavoro. Grazie. Eccomi, mi sentite? Mi sentite? Ah, ok, perfetto. Niente, quindi sempre brevemente, quindi arrivavamo da una situazione in cui avevamo la tecnologia hardware per poter fotografare gli eventuali difetti. Chiaramente questa è una procedura molto debole perché completamente lasciati in mano alla discrezionalità e alla capacità dell'operatore valutare queste immagini, e
potevamo semplicemente andare a visionare queste immagini fatte dal sistema ottico a posteriori e soprattutto non aveva nessun KPI e nessuna garanzia nell'efficacia del metodo da poter dare delle garanzie al cliente. Quindi, nonostante stato fatto un grande investimento per poi mettere della tecnologia in linea per vedere se c'erano dei difetti, il ritorno dell'investimento non era assolutamente accettabile. Quindi, successivamente, con l'introduzione dell'implementazione DGN, se mi cambi slide, siamo passati completamente a un sistema automatico in linea e che poteva ed è in grado ed è tuttora in grado di mandare dei warning puntuali su un sottoinsieme ristretto di campioni di immagini, perché come prima illustrava Mattia, le immagini sono veramente tante, ma soltanto sotto un piccolo sottoinsieme rischia di essere un difetto. Quindi siamo passati quindi a una procedura completamente automatica in real time. Abbiamo definito un metodo univoco nel selezionare l'immagine, quindi abbiamo tolto la capacità dell'operatore o la sua discrezionalità. Siamo stati in grado di definire, mandare warning di alert in tempo reale per intervenire subito sulla macchina ed evitare di fare degli scarti e soprattutto possiamo presentare un cliente che ci viene a fare un audit, che abbiamo un metodo che è misurabile e che ci dà la capacità di dare garanzie, non chiaramente al 100%, perché collaudo dopo chiaramente ce ne sono degli altri, e quindi di presentarci sicuramente in maniera più dinamica verso nei confronti del cliente. Quindi, riassumendo, dovremmo aver ridotto gli scarti, dovremmo aver aumentato l'efficienza, abbiamo dato garanzia al cliente con un metodo misurabile, univoco, sulla selezione dello scarto, della qualità del prodotto, e quindi sicuramente il miglioramento è assolutamente palpabile, anzi, è una cosa assolutamente che si può riscontrare sul campo, ecco. Quindi direi che più o meno ho completato la prestazione. Lascio la parola a Mattia. Sono Gualtiero Biella, ne approfitto per ringraziare ancora Andrea Casadio sia per l'opportunità del progettuale, sia per la collaborazione che per l'eccellente presentazione. Grazie ancora. Grazie a voi per la presentazione che ci avete fatto, che avete condiviso con noi. Una domanda rapida, tempi di realizzazione per questo sistema? Non so chi mi possa rispondere, giusto per avere un'idea di quanto questo Allora, andrebbe. come tempi, circa 3 mesi, 2 o 3 mesi, tempi di Rapido. realizzazione della soluzione. E poi c'è da considerare il fatto che per validargli l'insieme di campioni da collaudare, da quest'altra parte, dal lato IRCE, c'è stato qualcuno che ha dovuto dirgli se il risultato dell'algoritmo era corretto o meno. E comunque Certo. ha richiesto tempo, chiaramente, anche da parte di IRCE. Certo. Quindi l'attività umana che serviva per verificare che i risultati fossero quelli attesi, immagino. Bene, possibili applicazioni, altre applicazioni di questa soluzione, ovvero avendo sviluppato un algoritmo che ci permette, e addestrato, quindi un algoritmo che ci permette di conoscere questo tipo di errori, quanto all'interno della stessa azienda, settore merceologico, prodotto, quindi all'interno di un recinto definito, si può, passatemi il termine, riciclare o riutilizzare questo algoritmo addestrandolo a riconoscere qualcos'altro. Quanto è facile, quanto è complesso? Immagino che io ci possa voler utilizzare questo soluzione magari su un'altra linea di prodotto leggermente diversa, con diametri diversi, con magari una forma circolare invece che rettangolare come quello dell'applicazione che abbiamo visto, e magari sia applicabile con a questo punto uno sforzo molto minore rispetto a quello fatto finora.
Ma sicuramente sì, lo sforzo per estendere questa stessa procedura ad altre linee di produzione, magari anche differenti, sarà sicuramente minore, in quanto comunque abbiamo già un impianto, una base già predefinita. Andranno eventualmente toccati alcuni parametri legati alle dimensioni minime, le soglie, e eventualmente, anzi sicuramente andrà fatto, dovrà essere utilizzato magari lo stesso tipo di modello, lo stesso tipo di rete. Ma andrà fatto un training del tutto nuovo sulla base delle immagini che dovrà catalogare l'algoritmo, però sicuramente lo sforzo sarà minore rispetto a quello iniziale. Perfetto, quindi diciamo che una volta investito in questa direzione poi si ha un know-how, un capitale da poter utilizzare. Esatto. E Allora, posso solo aggiungere certo. che sono Gualtiero Biella, posso aggiungere che la presenza di un framework che permette di gestire immagini e dare degli output è un po' una parte che riusciamo a riusare. Sicuramente le immagini avranno caratteristiche diverse, i difetti avranno caratteristiche differenti, quindi dovremo concentrarci in particolare su quel fronte, mentre tutta la parte di inbound dei dati e di outbound dei risultati risulta fatta. Andrà, come giustamente prima ha evidenziato Ravasio, rivista tutta la parte di learning e di validazione di nuovi modelli che ne potranno derivare. L'esperienza che viene riusata è sicuramente diciamo, le competenze e il knowledge acquisito nell'analizzare immagini. Perfetto, penso che questa sia una risposta esauriente rispetto alla domanda che mi è stata posta in chat in privato. Ok, prendo un attimo la parola per agganciarmi a questo discorso e condividere con voi brevemente quanto CSMT sta sviluppando in questo periodo e le attività fatte. Quello su cui ci stiamo concentrando è sulle attività che abbiamo fatto. Sono concentrate sulla generazione di dati, in particolare sul revamping digitale, cioè sull'ottenimento di dati anche da macchine che magari sono un po' datate e che queste informazioni normalmente non le condividono. Per esempio, un caso di applicazione può essere anche quello che avete appena espresso da DNet Economy, che per macro argomento è una macchina che non fa un'analisi di difetto, qui viene aggiunta della sensoristica, in questo caso una telecamera, per poter analizzare il difetto. Lo stesso può essere fatto con una qualsiasi altra macchina, magari inserendo delle contapezzi, delle celle di carico, degli altri sensori che ci aiutino ad avere informazioni aggiuntive, dati aggiuntivi dalla macchina. Tutti questi dati possono essere trasportati con soluzioni diverse, Wi-Fi, cavo, LoRaWAN, qualsiasi cosa, e raccolti. Bisogna considerare che i dati, finché non si iniziano a lavorare, sono una fonte di informazione, ma all'inizio sono una fonte di, diciamo, di peso, sono un costo fondamentalmente. Finché io questi dati non li faccio fruttare, da questi dati non tiro fuori delle informazioni. Quindi, banalmente, se io collezionassi tutte le fotografie degli errori, sarebbe molto interessante, ma non è una cosa che mi dà dell'informazione, non mi aiuta finché io lì non ci applico dell'intelligenza, non ci applico delle soluzioni, degli algoritmi che mi permettono di estrarre quei dati, delle informazioni che io posso utilizzare. E quindi da quelle informazioni poi ottenere, quindi applicare la mia intelligenza di persona che gestisce queste informazioni e avere conoscenza su ciò che sta accadendo nel mio impianto. Quello che noi diciamo in questo caso, qualora avessimo tutte la conoscenza di tutte le macchine, come stanno lavorando e come potrebbero lavorare, potrei avere una situazione come di uno smart plant, cioè di una situazione in cui conosco tutto del mio impianto e posso muovermi. Come CSMT si sta muovendo in questa direzione, cercando di realizzare questo tipo di attività? Beh, con diversi tool, anzitutto il revamping digitale, quindi tutta la tecnologia riguardo alla raccolta di dati, IoT, la gestione degli stessi e tutto quello che riguarda algoritmi sopra questi dati e la presentazione dei risultati, ma anche con un forte contributo derivante dalla innovazione gestionale, cioè dalle attività di analisi dei processi aziendali che ci permettono di capire quali sono i dati
che noi dobbiamo raccogliere, non è tanto che noi dobbiamo per forza avere dei dati, dobbiamo andare a mirare qual è quell'attività che ci dà maggiore ritorno economico e come questa attività impatta sui nostri processi aziendali. Come il caso adesso illustrato, l'individuazione dei difetti in maniera automatica ha dato evidenti vantaggi economici nel breve periodo. E lo realizziamo questo attraverso anche tutta una rete di networking di aziende che con noi collaborano, quindi partner di Officina Liberty e partner del CSMT. Abbiamo realizzato alcune soluzioni tecniche per poter trasmettere i dati attraverso protocolli particolari come LoRaWAN, che non necessita di essere cablato, e allo stesso modo delle suite per la gestione dei dati stessi. Vado rapidamente a darvi alcuni esempi di lavori fatti. Questo, per esempio, è una sensorizzazione di forni all'interno di diversi siti produttivi di un'azienda con una antenna LoRaWAN che copre diversi chilometri quadrati, e possiamo in tempo reale leggere le temperature di questi forni senza avere la necessità di cablare capi, quindi avere una rete cablata senza necessità di, oppure di mettere una rete wifi, che qui sarebbe stata abbastanza complessa. Utilizzando questo protocollo, per il tipo di dati che stavamo raccogliendo, abbiamo una visione immediata di ciò che sta accadendo in azienda, e su questo si possono fare tutte le analisi che l'azienda ritiene più opportuno fare. In generale, quello che noi possiamo fare è, e di questo parlerà Matteo Vittardi di GP Progetti, inserire, dove è necessario, dei sensori su dei macchinari, ottenere delle informazioni da questi macchinari, che possono essere di natura estremamente diversa, e in base a queste informazioni organizzare la schedulazione e gestire le informazioni che arrivano da questi nuovi dati. Questi dati possono essere dati di allarme, di non conformità, di errori, come abbiamo visto adesso, oppure dati che ci possono permettere di pianificare la produzione in base al consumo energetico. Se io conosco quanto una macchina sta consumando, oppure quanto ha consumato il proprio utensile, posso decidere di inviare la produzione su una macchina o sull'altra rispetto allo stato letto dai sensori che ho installato. So che l'utensile ha ancora poche ore di vita di lavoro, allora, visto che è una produzione piuttosto lunga, la sposterò su un'altra macchina in maniera del tutto automatica e programmerò una manutenzione su quella macchina per rimuovere e aggiornare l'utensile. Allo stesso modo possono essere fatti sistemi di, abbiamo realizzato effettivamente sistemi di diagnostica avanzata su macchine installate in remoto, cioè macchine installate in giro per il mondo. Aggiungendo della sensoristica, è possibile gestire da remoto maggiori informazioni sull'andamento della macchina, prevenire in alcuni casi alcuni tipi di malfunzionamento specifici che erano molto impattanti sul funzionamento della macchina stessa, e quindi necessitavano di mandare un tecnico fisicamente verso il cliente per sostituire i pezzi, eccetera. In questo modo si poteva preventivamente pianificare le attività, avere un notevole risparmio, oppure addirittura addestrare in loco qualcuno che potesse agire preventivamente prima che il danno venisse fatto. Allo stesso modo abbiamo realizzato in maniera simile dei sistemi di pesatura intelligente, ovvero dei sistemi per raccogliere tutte le informazioni provenienti da un sistema complesso che era un carro ponte, per poter stimare in tempo reale il peso del carico trasportato con un'accuratezza molto alta. Questi qua sono esempi di dashboard che noi abbiamo realizzato. Questi sono i dati letti sui movimenti, sulle celle di carico, e poi veniva l'algoritmo, con un tempo di calcolo di un secondo e rotti tir, un secondo, due, un secondo e tre, dava la stima del peso in tonnellate. Quindi in chilogrammi, quindi 6 tonnellate, 9 kg di materiale trasportato. Quindi questo ha permesso di aumentare moltissimo l'accuratezza del materiale trasportato, e quindi migliorare i risultati della produzione. Allo stesso modo, un esempio molto simile a quello che è stato il risultato esposto da Genet Economy è sull'analisi di immagini. Questo in questo caso non è un laminatoio, ma l'applicazione era del tutto simile. Anche qui è stato realizzato un sistema di machine learning per poi chiedere poi un report piuttosto sintetico, che però permettesse al produttore di individuare la posizione sul laminato dell'errore, il tipo di errore, e classificare anche in questo caso
il tipo di errore, se era questi qua neri, individuati neri, sono per errori da scarto della produzione, e altri invece errori assolutamente trascurabili. Sono andato un po' veloce, giusto per darvi una overview di quello che in questo momento ne stiamo realizzando e abbiamo realizzato il CSMT, giusto per darvi l'idea che la possibilità di introdurre queste tecnologie può essere anche fatta su sistemi esistenti e con interventi piuttosto rapidi, come è stato esplicitato anche a DNet Economy, che danno un feedback e un ritorno dell'investimento piuttosto rapido. Ho cercato di essere il più rapido possibile, lascio la parola a Matteo Zardi per farci vedere la loro soluzione e come fondamentalmente tutti questi dati che noi adesso abbiamo descritto con l'intervento di Gene Economy e col mio breve intervento, tutta questa quantità di dati dove va a finire? Cosa ce ne facciamo di tutti questi dati e come possono essere gestiti in maniera automatica in una soluzione come quella proposta da GB Progetti? Grazie Matteo, prego. Grazie Gabriele, buongiorno a tutti. Io sono Matteo Ghizzardi, Business Developer di GP Progetti. Innanzitutto una breve introduzione della nostra azienda, chi siamo e cosa facciamo. Siamo una software house di Sarezzo, in provincia di Brescia. Da 27 anni, dal 1993, ci occupiamo esclusivamente di processi aziendali legati alla produzione. La suite che abbiamo sviluppato, Suite AMX è il nome del nostro prodotto, è integrabile a qualsiasi sistema ERP. Per cui oggi vedremo in particolare il modulo dedicato alla gestione della qualità, della difettosità e della non conformità. In realtà, come vedremo poi, la nostra soluzione abbraccia dalla pianificazione della produzione fino all'analisi dei dati tutto ciò che succede in produzione. Abbiamo sviluppato un prodotto standard che, grazie alla sua configurabilità, permette l'installazione ad un parco clienti ampio e variegato. Quindi abbiamo il nostro cliente ideale, rappresentato solitamente da una PMI del mondo manifatturiero, e abbracciamo appunto diversi settori produttivi. Come anticipava prima Gabriele, come vedremo poi, collaboriamo con diversi partner tecnologici e funzionali e sistemi integrator per andare a sviluppare poi e ad ampliare, diciamo, la nostra proposta. La nostra suite come è articolata, dicevo, è rivolta esclusivamente al mondo della produzione, per cui è integrata all'ERP già presente in azienda. Andiamo ad ereditare solitamente gli ordini di produzione e andiamo a pianificarli e schedularli a capacità finita. Da lì poi abbiamo una gestione di un MRP2 dinamico integrato, una gestione dei workflow e degli eventi che poi citerò nel concreto in un esempio collegato alla qualità. Abbiamo tutta una parte di mesh e interconnessione direttamente agli impianti, ed è proprio al mesh che andiamo a collegare la nostra gestione operativa della qualità. Oltre alla parte di qualità, vado veloce per poi soffermarmi di più sull'argomento, diciamo, della giornata. Abbiamo anche una parte di tracciabilità del materiale, gestione delle manutenzioni e analisi dei dati, che forniscono poi la base di partenza per il progetto Factory Maps, che prevede appunto l'inserimento anche di intelligenza artificiale e machine learning agli strumenti che già oggi utilizziamo. Il modulo di qualità della nostra suite Equality permette quindi di registrare, archiviare e rilevare attività di qualità complementari a un ordine di produzione, quindi gli operatori a bordo macchina che fanno dei controlli in processo o degli strumenti che vengono utilizzati per rilevare appunto dei difetti, e il modulo Equality è rivolto poi invece anche come strumento specifico per delle rilevazioni fuori linea, per cui per i responsabili di qualità o per il laboratorio qualità. Tanto per darvi una panoramica di quello che va a gestire il nostro modulo di qualità, partiamo dai controlli in accettazione, quindi con dei bollettini di accettazione, bollettini di ingresso conto lavoro, fino ai controlli in processo, poi ne vediamo un esempio, alla gestione dei verbali di non conformità, alla stampa di certificati di qualità in base a carte XR e altri tipi di certificati in base appunto a quello che è stato rilevato dai controlli in processo,
Il modulo permette poi l'archiviazione di tutte le azioni correttive del registro reclami e la mappatura, poi lo vediamo, delle procedure di qualità collegate, per esempio, all'individuazione di un difetto o di una non conformità in produzione. Per cui, andando un attimo in un esempio concreto, come si evidenzia un controllo in processo e come viene, strutturato. Innanzitutto la suite NX è in grado di parlare, quindi è interconnessa anche con altri sistemi, anche con altri sistemi esterni, con sistemi per esempio anche di rilevazione dei difetti, come può essere quello mostrato in modo puntuale ed esaustivo prima. Quindi viene strutturato il controllo in processo mediante delle condizioni di attivazione che vengono definite in base a delle matrici configurabili. Per cui, come poi vedremo nel progetto Factory Maps, in realtà queste condizioni potrebbero essere ricondizionate a loro volta e ricalcolate dall'esperienza e dai dati che sono stati raccolti ed analizzati quindi all'interno del software. Dicevo prima che andiamo direttamente sul MES a segnalare all'operatore a bordo macchina, lo potete vedere in questa immagine, andiamo a dare direttamente l'informazione all'operatore che dovrà registrare un controllo di qualità. In questo caso quindi l'operatore ha la possibilità o di avere un supporto operativo, quindi un disegno o quello che utilizzerà poi per andare a fare il controllo, e l'input del dato può arrivare mediante la dichiarazione dell'operatore o mediante l'interconnessione con degli strumenti o con dei sistemi esterni. Per cui, riagganciandomi anche a quanto è stato detto in precedenza, appunto, noi possiamo ereditare quello che è il risultato dell'analisi e della difettosità. Per cui andiamo ad importare queste difettosità e colleghiamo poi a questi eventi dei workflow e delle procedure collegate. Per cui i processi di qualità, come dicevo prima, vengono mappati all'interno del software. Come potete vedere in questa prima immagine, andiamo proprio a disegnare e quindi a configurare il flusso aziendale all'interno del software. Questo cosa permette di fare? Permette di essere sicuri di seguire passo passo tutte le procedure di qualità collegate, in questo esempio che vi sto mostrando, alla rilevazione di una non conformità, ad esempio. Il sistema è in grado in automatico di generare un verbale di non conformità e di notificare all'ente di riferimento, ad esempio il responsabile di qualità o all'addetto preposto, la non conformità che è stata rilevata. All'interno del software poi viene inserita e codificata l'azione correttiva ad essa collegata. Viene specifico che sono tutte informazioni codificate all'interno del software, perché questa è la base dati appunto di partenza che viene poi utilizzata nel progetto appunto Factory Maps per utilizzare i dati per creare quell'intelligenza anche di cui si parlava prima. Per cui cosa ce ne facciamo di tutti questi dati, di tutti i difetti, delle non conformità che vengono raccolte? Vengono analizzate statisticamente all'interno dei moduli integrati alla suite ENX, per cui in dashboard con dei cruscotti preconfigurati o configurabili poi dagli utenti e con i moduli di data analysis è possibile andare a studiare le variazioni dei dati. A tutti questi dati però, come dicevo, stiamo lavorando su tutti questi dati con un progetto congiunto con appunto il CSMT, che era quello a cui faceva riferimento prima Gabriele, per fare in modo di riportare tutti questi dati direttamente sul piano di produzione, per dare appunto intelligenza al sistema e per cui permettere all'utente di avere davanti uno scenario completo che tenga quindi in considerazione non solo i dati statici che vengono imputati dagli utenti, ma tutto lo storico che è stato raccolto e archiviato all'interno del sistema. Per cui sulla sinistra, questo è
un esempio di tragitto dall'inizio della produzione alla consegna del nostro cliente. Sulla sinistra vediamo quello che può essere il tragitto cosiddetto standard di produzione. Sulla destra invece vediamo il tragitto studiato grazie all'analisi dei dati che sono stati raccolti. Per cui sulla sinistra in realtà avremo una mancata sostituzione dell'utensile che ci provocherà una rottura di tale utensile e una generazione della non conformità. Lo studio che stiamo già portando avanti in maniera applicativa presso qualche nostro cliente con il CSMT è quello appunto di inserire dei sensori sui diversi impianti per analizzare appunto quando questo utensile potrebbe rompersi con dei sensori di sforzo e quindi andiamo direttamente sul piano di produzione, quindi sulla schedulazione, ad indicare qual è la strada più veloce da percorrere in base a tutti i dati che siamo andati a raccogliere. Quindi il senso, come dicevo prima, è quello di unire al nostro applicativo una parte di intelligenza artificiale e di machine learning che porti quindi l'utente a una riduzione di tempi e costi di valutazione delle alternative, alla creazione della conoscenza con l'autoapprendimento e alle azioni correttive preventive sul sistema. Apro una parentesi, ma è quello che ho già detto prima. Naturalmente, per arrivare a questo punto c'è bisogno di avere dei dati da cui partire e su cui ragionare. Per cui il primo step è sempre quello della sensorizzazione, come diceva prima Gabriele Zanetti, quindi sensorizzazione, rilevare i dati e avere quindi dei dati da utilizzare da dare in pasto all'algoritmo in modo che questi vengano poi rielaborati per dare la miglior soluzione. Quindi abbiamo studiato questo progetto integrato. Sulla sinistra abbiamo in questa slide la soluzione tecnica, quindi dove la nostra suite viene alimentata anche dagli algoritmi di machine learning e intelligenza artificiale, dagli IoT che dicevamo prima, dalla parte di interconnessione e di digital twin. Sulla destra invece abbiamo una rappresentazione del pensiero sferico dell'ingegnere Trichilo, amministratore delegato del CSMT, dove andiamo ad evidenziare appunto che il progetto che stiamo portando avanti non è solo un progetto tecnico, ma è anche un progetto etico che abbia quindi un approccio sistemistico e integrato. Un progetto che quindi non guardi solo alla digitalizzazione, ma anche alla sostenibilità e all'innovazione appunto dell'azienda. È da qui che siamo andati quindi a creare il nostro progetto di Factory Maps, che oltre alla possibilità di creare controlli di processo adattivi, dà un supporto per la diagnostica dei guasti, un'auto-adattività dei dati di produzione, la possibilità di creare delle matrici di cross attrezzamento, quindi abbiamo un piano di produzione intelligente, come dicevo prima, perché tiene in considerazione tutti i dati che abbiamo raccolto nel nostro storico. Avremo quindi una sequenza degli ordini di produzione che permette di ottimizzare il consumo di energia e dei materiali. Avremo un controllo di processo adattivo, quindi ogni quanti pezzi dovrò andare a controllare in produzione, ogni quante ore di produzione, è il sistema che potrà guidare direttamente gli operatori a svolgere queste operazioni. Quindi quello che andiamo a fare è un'analisi per correlare tutti i dati che andiamo a raccogliere. Sono andato un attimo veloce per dare un po' la panoramica di quello che stiamo portando avanti con il CSMT e anche con altri partner e per darvi anche una panoramica della soluzione del nostro modulo di qualità, come si compone e qual è l'area funzionale che va a coprire. Grazie intanto per l'attenzione. Grazie Matteo, stiamo andando un attimino lunghetti, quindi passerei la parola a Alberto Bonetti del Project Funding di CSMT per illustrarci le possibilità di finanziamento per tutte queste attività che abbiamo visto finora. Ho visto che nella chat ci sono state alcune domande
rivolte direttamente alla prima presentazione di Genet Economy, a cui hanno già risposto in privato, quindi le domande sono state soddisfatte. Adesso vedremo, dopo aver visto, diciamo, come la raccolta di dati, la digitalizzazione può essere affrontata e introdotta praticamente su la maggior parte dei sistemi. Direi che qualsiasi sistema può avere, può trarre giovamento economico da questa introduzione. Vediamo se ci sono, con Alberto Bonetti, gli strumenti che possono supportare le aziende in questo passaggio. Benissimo Gabriele, grazie. Sarò senza dubbio veloce, e anche perché, come tu hai già detto, poi verranno rese disponibili le diverse slide che contengono senza dubbio più dettagli di quelli che menzionerò. Buonasera a tutti, sono appunto Alberto Bonetti, sono responsabile in CSMT di una sezione che si occupa di finanziamenti. Come mai ci occupiamo di finanziamenti in CSMT? Beh, non solo perché i finanziamenti sono di per sé, insomma, un argomento stimolante, interessante, ma soprattutto perché sono molto spesso in connessione con rilievi e con profili tecnici che sono tipici dell'operatività di CSMT e anche dei partner che in Officina Liberty portano avanti e offrono competenze e soluzioni particolarmente avanzate come quelle che abbiamo visto. Quindi il messaggio è che l'applicazione e il monitoraggio degli strumenti di finanziamento che facciamo in CSMT in Officina Liberty è funzionale e accompagna in modo molto pieno le competenze e la declinazione di questi approcci tecnologici nelle imprese che si vogliono poi appoggiare ai partner di Officina Liberty di CSMT. Parlerò di alcuni strumenti, ne parlo come ho detto in modo abbastanza sintetico e veloce, lasceremo il dettaglio a chi vorrà consultare, a chi vorrà poi prendere contatti con noi per avere maggiori dettagli. Parlerò di questi quattro strumenti principali: il primo di Camera di Commercio, uno strumento leggero e agile, il secondo credito di imposta. Capisco che sia un tema ben noto a tutti, ma non è detto che questa sia la realtà, perché alcune aziende magari hanno realizzato di poter affidarsi ai crediti di imposta per lo sviluppo e l'applicazione delle tecnologie e delle soluzioni di cui abbiamo parlato questa sera. Poi parleremo anche in modo breve di due bandi, uno del Ministero dello Sviluppo Economico e l'altro della Commissione Europea, Bando Life, che riguardano alcuni ambiti di possibile applicazione delle tecnologie di cui abbiamo parlato appunto nel corso di questo webinar. Allora, in modo veloce, il primo è uno strumento abbastanza noto, abbastanza snello, comunque promosso dalla Camera di Commercio, è uno strumento locale, quindi parliamo della provincia di Brescia. Camera di Commercio di Brescia è uno strumento che vuole promuovere tra gli diversi scopi la diffusione delle tecnologie digitali nelle micro e PMI, quindi parliamo di piccole e medie imprese oppure di micro imprese. La declinazione di tecnologie di approcci come quelli che sono stati presentati questa sera rientrano all'interno di questo strumento, soprattutto all'interno della misura, la misura 2, che come vedete è quella che in modo particolare eroga dei contributi per consulenza, per formazione, per attrezzature, per acquisizione di progetti informatici e di programmi, scusate, informatici in accompagnamento alla digitalizzazione dell'impresa. Ci sono poi altre misure che sono più mirate alla parte di consulenza, di formazione, di restyling dei siti web, piuttosto che di security o di riduzione dei consumi energetici. Sono diverse misure, quindi uno strumento agile, non è uno strumento particolarmente grosso, insomma. Come vedete, le cifre sono fondamentalmente abbastanza contenute. Un'azienda può accedere più o meno a una ventina di migliaia di euro di contributo se si rivolge a tutte le varie misure. La misura più supportata è la misura 2, quella appunto della digitalizzazione. È uno strumento, ripeto, non particolarmente, che non offre dei contributi particolarmente importanti, però che è comunque uno strumento agile, uno strumento senza dubbio da tenere in considerazione. Le cifre che vedete in termini di supporto, quindi quei 10.000 euro per esempio per la misura 2, fa riferimento al 50% dei costi che vengono sostenuti durante l'anno 2020 da parte delle imprese che vorranno accedere a questi contributi di Camera di Commercio.
che potranno fare una richiesta entro la fine di quest'anno. La procedura è a sportello, ma prevede la procedura che prima vengano sviluppate le attività e quindi assunti questi costi e poi viene richiesto questo voucher e ripeto c'è tempo fino alla fine di quest'anno per poterlo richiedere. Il secondo argomento ben noto ma lo ricordo, cioè il pacchetto dei crediti di imposta dove tecnologie digitali o comunque di diciamo di innovazione molto simile, che senza dubbio includono quelle che sono state presentate questa sera, possono trovare supporto. Dove e come lo possono trovare? Attraverso le linee che vedete indicate, che vi ricordo solo per sommi capi. Molto spesso le tecnologie di cui abbiamo parlato questa sera hanno a che vedere con uno sviluppo, con una ricerca, sviluppo, con l'innovazione all'interno delle aziende, quindi è bene ricordare che questi sforzi, questi costi sia esterni che interni, anche di personale, non solo di acquisizione di tecnologie, di servizi dall'esterno, sono tutti costi che possono ottenere un credito di imposta, un credito di imposta che magari non è così generoso come era fino negli anni passati, adesso è stato rinnovato per il prossimo triennio, ma che è comunque un credito di imposta che può avere valori significativi. Dal punto di vista percentuale sono numeri contenuti, parliamo del 12%, 6, il 10 in funzione, come vedete, della diversa tipologia delle attività svolte, ma è una percentuale che si applica ai costi lordi anche di personale interno, oltre che di acquisizione di strumentazione, oltre che di acquisizione di servizi dall'esterno e di consulenze dall'esterno. Quindi ovviamente per aziende che vogliono comunque innovare per le quali la strada dell'innovazione è già tracciata e decisa, anche ottenere un credito di imposta del 12% può avere valori e può avere un valore significativo. Non è solo questo, c'è da sottolineare ovviamente che il credito di imposta implica una riconoscibilità delle attività svolte come attività di ricerca e di sviluppo, e su questo CSMT si pone come disponibile per fare l'assessment, quindi per identificare all'interno dell'impresa quelle che sono le attività che possono effettivamente accedere a questo credito di imposta. Il secondo è molto noto, ben noto, stavolta non parliamo più di ricerca e sviluppo né di innovazione in termini di costi di personale, parliamo di innovazione attraverso l'acquisizione di strumentazione macchinari ma anche di software adibito al funzionamento dei macchinari, quindi anche le applicazioni di cui abbiamo parlato, di cui avete sentito insomma nell'arco di questa serata, rientrano in questo tipo di ambito e sono asservite all'utilizzo di macchinari di nuova acquisizione. Qui il credito di imposta è importante, quello che infatti era il prima, fino all'anno scorso, l'iperammortamento, ora è diventato credito di imposta ed arriva fino a cifre che sono veramente molto, molto impattanti. Il 40% del costo dell'investimento è una cifra molto importante, fino a 2 milioni e mezzo di euro. Poi la cifra si abbassa in termini percentuali, ma si alzano così tanto i valori dell'investimento che comunque il credito di imposta diventa veramente importante. Anche in questo caso c'è una perizia tecnica, quindi c'è la necessità che questo tipo di beni siano riconoscibili come beni 4.0, anche da questo punto di vista CSMT si offre per le perizie, le valutazioni tecniche e anche il completamento, assieme ai propri partner ovviamente, il completamento del attività di connessione dei macchinari, magari con i sistemi MES, con i sistemi interni gestionali aziendali, per poter accedere a questo credito di imposta. Bene, il terzo credito di imposta, lo ricordo, è quello sulla formazione, perché non solo si può avere un credito di imposta per fare innovazione, non solo per comprare macchinari, ma anche per formare il personale che debba poi accompagnare l'innovazione. Anche in questo caso i valori non sono proprio marginali, insomma sono il 50% delle spese ammissibili per le piccole imprese, il 40% e il 30% dei costi del personale che viene formato, e sono valori che sono consistenti, che possono arrivare a livelli veramente di ottimo impatto. Non è l'ultimo, c'è anche l'augurio che pur nei periodi che abbiamo vissuto si torni a operare a livello internazionale con intensità e anche tramite fiere. Anche in questo caso c'è un credito di imposta importante per tutto quest'anno, che pari al 30% dei costi, si tornerà e ci si augura che
si torna in modo significativo a utilizzare anche questo tipo di credito di imposta a livello di internazionalizzazione. L'ultimo è quello per spese pubblicitarie, che per quanto diciamo di accompagnamento, insomma, alla crescita aziendale to cure, magari non solo alla crescita aziendale con tecnologie digitali in sé, ma comunque è molto utile ricordare che anche in accompagnamento dal punto di vista pubblicitario e commerciale sono disponibili crediti di imposta importanti, come vedete, arrivano fino al 30% del valore totale dei costi sostenuti nell'arco del 2020 in questo tipo di ambiti. Quindi qui con questo finisco la panoramica veloce dei crediti di imposta, ricordando appunto che si tratta di crediti che sono tra l'altro cumulabili con qualsiasi altro tipo di finanziamento che possa essere acquisito, anche perché appunto essendo un credito di imposta non è un finanziamento, ma è una minore imposta che viene pagata nell'anno successivo rispetto a quello in cui vengono acquisiti i costi. Due cenni veloci e poi ho finito su due bandi. Uno è il bando Ministero Sviluppo Economico sull'economia circolare. Qui parliamo dell'applicazione delle tecnologie di cui abbiamo parlato. Abbiamo sentito in questa serata parlare di identificazione, eliminazione scarti, di ottimizzazione di consumi e di materiali. Bene, questo bando economia del Ministero Sviluppo Economico che avrà la presentazione a Sportello prevista per fine di settembre, dà dei contributi non altissimi, ma comunque significativi a progetti, a tecnologie che siano in particolar modo mirate su aziende che producano un effetto sull'economia circolare, quindi in modo tipico sugli scarti, sui materiali, e quindi qui parliamo insomma di un contributo che non è rivolto alla tecnologia in sé, ma all'effetto che l'applicazione della tecnologia ha sul processo produttivo aziendale. I valori non sono altissimi, lo ripeto ancora, e adesso vediamo. Eccoli qui, non sono altissimi, però comunque per linee di investimento già programmate a livello aziendale si traducono in valori assoluti interessanti. Il 20% come contributo a fondo perduto per medie, per piccole imprese, il 15% per medie, il 10% per grandi imprese, però con progetti che possono superare il paio di milioni di euro, e quindi quelle percentuali applicate a investimenti importanti diventano contributi importanti. Questo è un nuovo bando del Ministero dello Sviluppo Economico. Immagino che molti di voi, o alcuni di voi, siano usi magari al bando tipico annuale del Ministero dello Sviluppo Economico che ci sarà ogni anno, che ci sarà anche quest'anno a dicembre, quello per i grandi progetti. Quello però è un bando che richiede progetti con investimenti superiori a 5 milioni di euro. Qui sono accettati progetti da 500 mila euro fino a 2 milioni di euro. Quindi è una taglia più piccola, più agevole per realtà piccole e medie imprese. L'ultimo bando di cui faccio un breve cenno e per il quale poi vi lascio le slide è il bando LIFE. Qui stavolta parliamo di un bando europeo al quale teniamo molto, sul quale abbiamo uno score di competenze di progetti finanziati molto importante. Anche qui parliamo di un bando dove ciò che conta è l'impatto dell'applicazione delle tecnologie, ancora una volta, sugli scarti, sugli usi, sugli risparmi energetici e sull'impatto, diciamo, ambientale in genere. Questo è un bando che ha visto chiudersi l'altro giorno la prima parte che era legata più alla parte ambientale, poi c'è una parte che riguarda quelli che sono chiamati cambiamenti climatici, ma che fondamentalmente è legata alle emissioni, ai consumi energetici, alle performance industriali che danno poi un impatto in termini di emissione di consumi. Quindi lo scenario è molto ampio delle applicabilità, un bando molto importante, 450 milioni di disponibilità, a una call che si chiude il 6 ottobre. E quindi ecco, non è come quello del bando Ministero dello Sviluppo Economico a Sportello, quindi nel bando Ministero dello Sviluppo Economico sarà importante muoversi in fretta per essere pronti a fine settembre per presentare il progetto. In questo caso non c'è fretta, anche se il 6 ottobre non è molto più in là, ma è un bando a valutazione, quindi a punteggio, quindi c'è una certa competitività, ma è un bando molto importante, offre il 55, scusate, per cento di contributo a fondo perso che va a coprire costi di personale, di attrezzature, di consulenza, di dimostrazione per progetti che sono tipici
tipicamente anche abbastanza lunghi e abbastanza importanti. La dimensione progettuale non ha un range obbligatorio, tipicamente andiamo con progetti che vanno dal mezzo milione, se non milione di euro, fino al qualche milione di euro, dipende ovviamente dalla dimensione dei progetti stessi. Io mi fermo qui, troverete maggiori dettagli all'interno delle slide e ovviamente siamo disponibili a essere contattati per qualsiasi tipo di ulteriore di ulteriore dettaglio di cui possiate avere bisogno. Grazie. Grazie Alberto, grazie per il tuo intervento, spero che ci siano spunti interessanti per poi che facciano da connessione e quindi poi realizzare i progetti che abbiamo visto nella parte precedente del webinar. Quello che volevamo farvi oggi era un overview completa, diciamo, dalle possibilità tecnologiche che ci sono e che sono sfruttabili, sono evidentemente alla portata sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista economico, e per aiutare questo secondo passaggio ovviamente era utile l'intervento di Alberto Monetti che si è appena concluso. Non ci sono domande particolari emerse sulla chat finora, se ne avete potete farle ancora, vi ricordo che vi manderemo tutte le slide che sono state proiettate oggi per vostra consultazione insieme a un breve questionario sul gradimento, sulle vostre impressioni di questo webinar, su come i contenuti espressi e sulle vostre idee e quanto abbiamo visto oggi. Una domanda che ci potrebbe essere stata messa prima e a cui è stato risposto in privato, che però potrebbe essere di interesse per tutti, riguardo l'intervento di Matteo, era sulla parte di gestione, storicizzazione, diciamo, dei dati e quindi gestione delle non conformità, ovvero quanto tempo, quanti dati sono necessari per poi passare, tu se sei ancora in linea Matteo, spero di sì, speriamo ci sia. Tu avevi detto che era necessario avere una storicizzazione dei dati per poi iniziare a fare una parte di analisi dei dati, quindi in quel caso sulla parte della qualità. Secondo te quanto è necessario, la quantità minima o congrua di dati per poi iniziare a... Naturalmente dipende dal tipo di produzione e soprattutto anche da qual è poi l'obiettivo finale. Diciamo che in qualche mese appunto si può costruire una base dati, dipende anche prima di inserire diverse volte prima di inserire un sistema messo di gestione avanzata della produzione di rilevazione di qualità, comunque le aziende archiviano i dati. Delle volte è stato possibile anche andare ad utilizzare lo storico. Naturalmente il dato rilevato grazie all'interconnessione, grazie all'IoTizzazione e alla sensoristica è molto più affidabile rispetto a dati che sono stati raccolti in maniera, possiamo così dire, artigianale, per cui sicuramente l'industria, benvenga Industria 4.0 per rilevare tutti questi dati e poi rielaborarli. Naturalmente, come sapete meglio di me, più dati vengono presi in pancia, più il sistema impara e continua poi sempre ad imparare in base ai nuovi dati che entrano, insomma. Ecco. Sì, esatto. Il fatto che spesso vengono nominati i dati come il nuovo oro, come il nuovo petrolio, insomma, è sicuramente un'affermazione corretta. L'altra risvolta, diciamo, della medaglia è che questi dati poi bisogna utilizzarli in maniera corretta, altrimenti accumuliamo degli enormi database, SQL o SQL, qualsiasi cosa sia, e poi non si riescono poi a usare in maniera opportuna. Quindi tutto questo tesoretto che accumuliamo poi può essere e deve essere sfruttato per poterci danno un ritorno nel più breve tempo possibile. Questo sicuramente sì, deve essere uno dei driver che spinge le aziende a inserire la digitalizzazione nei propri processi. Se non ci sono altre domande, Licia, vedo che è attivato il webcam, io potrei considerare il webinar concluso. Siamo andati un pochettino lunghi rispetto all'ora che ci eravamo dati come target. Spero che sia stato comunque interessante per voi, anche la parte finale, e che si è fatto un attimino sforare,
Ti ringrazio per aver partecipato, ringrazio tutti i relatori per aver organizzato, per condiviso con noi i contenuti che hanno espresso oggi. Speriamo siano stati interessanti. Siamo a disposizione per ulteriori domande nei prossimi giorni, qualora voleste contattarci, siamo a vostra disposizione. Buona serata. Sì, vi ricordo solo che diciamo, gli appuntamenti riprenderanno a settembre, comunque iscrivendovi alla newsletter sia di CSMT che di Officina Liberty verrete informati sulle prossime iniziative. Buona serata a tutti. Buona serata, Grazie grazie. mille.